Torniamo in azienda con Eleonora Faina, che è direttore generale di Anitech Azinform, che è l'associazione di Confindustria che riunisce le principali aziende del settore ICT. Grazie Eleonora di essere con noi. Grazie a voi. Allora, come Anitech avete cominciato il 2024 con un tour in Italia, soprattutto andando a visitare le piccole e medie imprese. Evidentemente avete parlato di tecnologia, inevitabilmente avrete parlato di intelligenza artificiale. Che cosa avete incontrato? Qual è il sentimento più diffuso che avete trovato? Allora, intanto abbiamo incontrato, in realtà abbiamo cominciato nel 2023 per l'esattezza, e abbiamo girato più o meno 13 territori, raccogliendo una, diciamo, sessantina, settantina di aziende di prevalentemente piccole e medie imprese del nostro paese, da nord a sud, quindi diciamo che abbiamo uno spaccato abbastanza esteso. Ci sono delle caratteristiche: le imprese piccole, piccolissime, che si stanno avvicinando in particolare all'intelligenza artificiale, hanno un po' di curiosità, cioè sono curiose, spesso utilizzano AI da ben prima, nel senso che noi ne stiamo parlando molto in questi anni, ma la maggior parte di queste aziende usa fondamentalmente del machine learning, e quindi chi usa AI generativa la usa in gran parte per i chatbot o per, diciamo, strumenti conversazionali che aiutano in azienda a banalmente aiutare i propri dipendenti, per esempio nelle manualistiche, nell'adozione di strumenti di, diciamo, di supporto, o anche nel dialogo con i propri dipendenti o verso i propri clienti, quando si tratta di clienti, soprattutto consumer. Una gran parte di questi sta utilizzando intelligenza artificiale per ridurre costi, cioè l'intelligenza artificiale per la gran parte delle imprese è un modo, attraverso i dati, di conoscere meglio la propria azienda, essere in grado di predire quali sono i consumi o quali sono, per esempio, i rischi collegati all'utilizzo di macchinari in maniera magari superiore alla media, o di consumi di energia in gran parte, questo è uno dei grandi ambiti in cui siamo, o di avere una maggiore capacità di controllo sulle riparazioni, quindi in ambito predittività e maintenance, o in gran parte anche per essere più sicuri dove è la loro merce mentre c'è, riprogrammare i flussi di traffico, essere sicuri che ci sono, non so, i carichi, scarichi nelle merci in alcune posizioni, utilizzare l'intelligenza artificiale associata per esempio alle immagini per poter localizzare al meglio il posizionamento dei, non so, dei tir o degli automezzi, per rendere più semplice non solo il carico e scarico, ma anche immaginarsi flussi che siano più coerenti con i consumi energetici. Sono tutte aziende che stanno per esempio riprogettando in gran parte la riduzione di sprechi di consumi di prodotti fisici, quindi anche in chiave circular economy in un certo senso, no? Soprattutto quelli che sono molto molto impattanti sul clima e sull'ambiente, sull'acqua, sull'utilizzo di risorse prime, penso aziende che fanno marmo, quindi non esattamente aziende proprio della avvenieristica da un punto di vista della produzione, ci sono aziende che lo fanno prevalentemente in questo modo. La cosa che emerge sono anche la capacità di creare nuove aziende. Ci sono aziende di giovani e giovanissimi nate con l'intelligenza artificiale, quindi vedi industrie come vecchie. Costola di aziende, no, esistenti o lo fanno? Allora, ci sono alcune aziende, per esempio in ambito agri-food, che hanno preso delle start-up, su queste start-up stanno investendo, sono ragazzi prevalentemente, lo fanno con una finalità banalmente di migliorare l'impatto ambientale, cioè questa sinergia molto forte tra transizione digitale e transizione sostenibile. Lo fanno per essere più sostenibili anche in un termine, se vogliamo, se vuoi, ESG, cioè molto etici. E moltissimi sono i giovani che vengono un po' a far nascere nuove idee, nuove soluzioni. Quindi hai delle aziende vecchie che utilizzano, vecchie vuol dire magari più grandi, più storiche, eccetera, che utilizzano sistemi di nuova generazione di AI, ma fondamentalmente machine learning. Ci sono aziende nuove, cioè neonate sulla tecnologia, che per esempio fanno produzioni di occhiali
però pensandoli con intelligenza artificiale per mercati magari più lontani, customizzando sulla base di immagini, per esempio del proprio del viso delle persone, per cui riescono a modellizzare il prodotto perché magari sanno che il cliente in Cina ha bisogno di quel tipo di prodotto, loro gli disegnano l'occhiale sulla propria faccia, quindi fanno tutto un lavoro di customizzazione e producono quindi un pezzo, non 100 pezzi per poi avere tanto magazzino. E ci sono aziende che invece stanno lavorando in sinergia con startup fondate e nate sull'intelligenza artificiale, ma pensate per prodotti o mercati magari più tradizionali, come per esempio l'agri-food. Ecco, tu dicevi prevalentemente l'obiettivo è la riduzione dei costi, quindi migliorare l'efficienza, la produttività, la parola chiave, la produttività. Questo che impatto sta avendo nella vostra percezione sul lavoro? Ma allora, io, se vuol dire, faccio parte di quelli che nelle esperienze, un po' da quello che ci raccontano i nostri soci anche nella loro attività di consulenza, di supporto alle aziende della domanda come trasformazione, e un po' per quello che sto vedendo. Qui di licenziamenti non parla praticamente nessuno. Il grande tema è quello che diceva correttamente prima il presente intervento, cioè è un tema di trasformazione delle competenze importante, di riqualificazione delle competenze, ma mi permetterei di dire anche di potenziamento delle competenze delle persone. Il cambiamento vero, cioè nella capacità di utilizzare queste soluzioni di AI, che normalmente non ti si chiede di fare, diciamo, a te la stringa di codice o a te di caricare tutti i dati o fare cose particolarmente complesse. La maggior parte si parte di fare prompt in maniera più o meno corretta nella AI generativa, saper raccogliere correttamente i dati, e quindi quello su cui si sta lavorando molto è la capacità, soprattutto nelle piccole e medie imprese che usano il proprio computer, col proprio file Excel, con i dati classificati male, di renderli un pochino più ordinati. Però detto questo, al momento le imprese non stanno partendo con l'ondata di licenziamenti in massa, anzi stanno cercando giovani, fanno fatica a riqualificare le persone, quello sì, cioè si fa fatica a prendere una persona che ha l'esperienza e la considera come un moloch, diciamo, di una propria comfort zone, e farli uscire dalla comfort zone. Perché questa è la vera sfida, che è una sfida, se vogliamo, più culturale che intellettuale, che è una sfida per le imprese in termini di costi, cioè non è quello il primo pensiero. Poi è ovvio che, come tutte le aziende piccole e piccolissime, hanno un altro problema non banale, cioè quello di affrontare il tema salariale. Perché è ovvio che quando le aziende sono piccole possono pagare un po' meno, quindi fanno fatica a trovare persone da inserire nelle proprie aziende che riescano a lavorare in questo contesto a un livello di complessità adeguato a quello in cui sono immersi. Quindi mi permetto di dire che il problema più grosso che hanno le imprese OSS è che sono piccole, molto piccole. È un tema del genere, non riesce ad affrontarlo bene con le competenze corrette quando hai dimensioni, appunto, da piccola impresa più che da media. Allora, diciamo che la piccola impresa, per riuscire ad affrontare queste trasformazioni in maniera completa e anche in maniera adeguata per i propri fabbisogni, deve per forza a un certo punto trovare una sinergia con le più grandi aziende, che siano nella loro filiera, che siano partner, cioè, come dire, l'isolamento in cui una piccola e media impresa può pensare di stare, fa fatica a lavorare in un contesto che richiede risorse economiche e risorse intellettuali, e anche una capacità di utilizzare queste soluzioni al meglio, perché il dato reale è che non è come mi sono comprato il computer, l'ho messo in una stanza, alla fine tutti usiamo Word, non funziona proprio così. Cioè bisogna immaginarsi queste tecnologie come un vestito che vanno cucito sulle tue fabbisogni, sulle tue necessità, e quindi anche sapersi scegliere il partner industriale con cui fare un progetto di trasformazione digitale richiede da parte tua sicuramente il know-how della tua azienda, ma anche la capacità di un dialogo adeguato di qualità. Questa è, diciamo, una sfida importante per un tessuto di piccole e medie imprese che è fatto fondamentalmente di piccole e piccoline, ma appartengono in gran parte a filiere anche spesso artigianali nel modo in cui sono state diciamo ideate, per i settori in cui stanno, per la tradizione di leadership cui hanno, per cui l'imprenditore, proprietario, che nel frattempo ha fatto un po' di educazione, inserimento di figure manageriali, ma non ha ancora quel know-how. Quindi l'impressione che abbiamo noi in questo roadshow, c'è tanto entusiasmo, c'è tanta curiosità, la dimensione non aiuta,
non è impossibile, molte di queste aziende stanno lavorando con partner più grandi, se ce la vogliono fare, ma al di là della wave, dell'ondata, diciamo, del ChatGPT in avanti, gran parte delle AI che ancora gira è tutta AI basic, diciamo, chiamiamola così, e machine learning per lo più. Quindi non è AI che permette anche di generare nuovi business e nuovo valore. Metà e metà, direi. Nel senso che è ovvio che qualcosa genera, ma prevalentemente è riduzione di costi e efficienza e produttività. Quindi rispetto a chi oggi nel dibattito tra gli economisti, giusto perché hai fatto questa distinzione sull'impatto sulla produttività, c'è o ci sarà o di quanto sarà, credo che nel caso Italia, per quello che stiamo vedendo noi, è un problema di da dove parti, non è tanto quanto sarà l'impatto sparando un numero, è che noi partiamo bassi e quindi il recupero di produttività non può che essere alto. Sì, e soprattutto quello che dicevi tu, così ci avviamo anche verso la chiusura, credo, richiama in qualche modo le responsabilità, una responsabilità delle grandi aziende. Assolutamente. Che sono nella posizione di capo delle filiere, no? E quindi possono avere una funzione importante di traino e anche una funzione probabilmente di attenzione diversa su quello che ormai definiamo il Made in Italy in tutti i settori, che spesso è poi composto da tante di queste piccole e medie imprese che però probabilmente hanno bisogno di azioni di sistema, no? Sì, diciamo che il tema delle aziende che abbiamo visto sul territorio, proprio perché vengono da tutti i settori industriali, dalla moda all'arredo, alla manifattura più tradizionale, alla meccanica, all'agri-food, quindi tecnicamente sono tutte aziende che fanno parte del mondo del Made in Italy, delle 4A, è ovvio che per queste aziende l'AI è un po' un alleato imprescindibile in questo momento, perché saper customizzare meglio, ridurre costi, essere, diciamo, efficienti e produttivi, ma allo stesso tempo non disperdere creatività, potenziamento delle capacità intellettuali delle persone che lavorano nelle aziende, l'esperienza, il know-how, il brand Italia, il gusto, la cultura, quelle sono cose che non si replicano con l'intelligenza artificiale, queste sono cose che possono essere solo che amplificate. Il tema è questo, è far capire che dietro la cultura intesa non come, diciamo, quanti libri ho letto, ma al saper fare le cose in un certo modo che ci distingue nel mercato, la tecnologia è un alleato oramai preziosissimo e quindi devi un po' insegnare a chi ha sempre immaginato che è la sua idea, che l'idea che ha può nascere anche dalla elaborazione di un prodotto che viene magari da immagini scaricate che vengono rimodellate, per cui posso immaginarmi un divano con un tessuto che è la fusione delle tutte le immagini della cultura, diciamo dell'arte che ho visto negli ultimi anni, e però io ci aggiungo qualcosa di creatività che è solo mio, o anche che il prompt d'immagine sia il frutto, non so, di quanti Braque ho visto, quanti Picasso ho visto, mischiati con Matisse, mi tira fuori una soluzione che però nessuno avrebbe immaginato se nella tua testa, che ha il gusto e la cultura. Certo. Quindi è un ruolo diverso. Ma il messaggio, direi, per chiudere l'ora, è che l'intelligenza artificiale non è solo però un affare delle grandi aziende, ma può essere appunto affrontata, gestita, integrata anche dalle piccole e medie imprese. Anzi, anticipo che alla fine proprio di questo nostro incontro avremo un intervento finalizzato proprio a capire quali sono gli strumenti e come le piccole e medie imprese possono utilizzare intelligenza artificiale, che anche delle soglie possibili da un punto di vista tecnologico, se sono soglie di accesso, probabilmente il vero limite sono semmai le competenze o quella che giustamente sì, dicevi, noi, la cultura, l'atteggiamento. Per noi non c'è, noi devo dire stiamo facendo uno sforzo immane per fare educazione alle piccole e medie imprese, la fatica di questi roadshow è girarsele tutte e spiegare le cose e farlo fare dalla voce dell'imprenditore. Vabbè, questa fatica qualcosa questa produrrà. Speriamo che produrrà, assolutamente sì. Grazie a voi. Grazie Elena Faina per essere stata con noi.